telefono, abbiamo fatto la storia, quindi era doveroso partire da un telefono come questo, soprattutto perché era un telefono, diciamo, un po' di nicchia a quel tempo. E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo alla seconda puntata della nostra serie personale che è Vecchie Glorie e, come avevamo già anticipato, oggi tratteremo la riparazione del OnePlus One che abbiamo acquistato precedentemente. Infatti, per chi si è perso la puntata 01, lasciamo il link qua in alto, qua non lo so. Mi raccomando, andatelo a vedere. Allora, per questa riparazione abbiamo avuto bisogno di acquistare un schermo LCD. Uno schermo LCD perché? Perché, come avevamo detto, il nostro OnePlus One aveva ovviamente qualche difettuccio. Aveva infatti nel suo caso il touch che nella parte bassa dello schermo non funzionava. Quindi ci siamo adoperati per trovare ad un buon prezzo, ma ovviamente del tutto originale, uno schermo OnePlus One. E fortunatamente l'abbiamo trovato e, nonostante tutto, ovvero che fosse ad un prezzo abbordabile, ci è stato consegnato insieme ad un discreto kit di riparazione, quindi per aprire il telefono e fare tutte le operazioni che dobbiamo fare. Adesso lascio la parola a Davide, che vi spiegherà a grandi linee quello che faremo oggi. Allora, innanzitutto oggi avremo di nuovo la doppia inquadratura, ma tratteremo come rimuovere la back cover del OnePlus One, che, per chi lo sa, era sempre un problema. Poi, come rimuovere i backplate di scheda madre e la parte bassa dell'alimentazione, come eventualmente rimuovere una scheda madre, come rimuovere la batteria e ovviamente come sostituire l'LCD del nostro OnePlus One. Davide, sono operazioni semplici queste? Alcune sì, alcune no. Io non l'ho mai fatto, tu non l'hai mai fatto, lo scopriremo insieme. Nel caso, titolo clickbait. Mi raccomando, seguiteci in questo video, così sarete ben informati su come si fa. Quindi passiamo alla seconda inquadratura e vediamo la riparazione. Allora ragazzi, come avete potuto vedere in questa parte del video, abbiamo rimosso la back cover. Per farlo, innanzitutto dovete rimuovere il carrellino della SIM, la cosa importantissima, se no rischiate di spezzarlo. In secondo luogo dovete avere o delle unghie abbastanza lunghe o un peltro come nel nostro caso e partire dal basso per poi andare verso l'alto dai lati, mi raccomando, in modo da rialzare la cover, poi con un poco di forza la alzate. Ovviamente prima di alzarla fate sempre attenzione che sia stata quantomeno rialzata in quasi tutti i punti, se no rischiate di spezzare la plastica della back cover. Ok, back cover rimossa. Adesso, come potete vedere, possiamo osservare la batteria e tutta la parte interna. Ci sono delle viti che adesso andremo a togliere. Adesso, con un cacciavite a stella, nel nostro caso quello che ci è stato consegnato nel kit, andremo a rimuovere le prime viti a stella, ovvero quelle che riusciamo a vedere a occhio nudo, perché poi dovremo andare a rimuovere anche quelle che si trovano al di sotto di gommini, che quindi vanno rialzati e poi rimosse le viti. Ok ragazzi, adesso abbiamo finito di rimuovere le prime viti, ovvero quelle più visibili, e adesso tocca ai gommini, ovvero la parte più difficile. Per farlo, come sta facendo Davide in questo momento, potremmo aiutarci con un cacciavite a taglio. Possiamo aiutarci con un cacciavite a taglio, così da poterli rimuovere con più precisione. Se non disponete di un cacciavite a taglio, potete utilizzare anche una piccola graffetta o qualcosa comunque di molto sottile, mi raccomando. Ok
ragazzi, come sapete anche noi lo stiamo aprendo per la prima volta, non l'abbiamo mai fatto, quindi abbiamo appena fatto una scoperta, ovvero che le due viti poste qui sotto, quindi sotto la batteria, non vanno rimosse, vanno solo leggermente svitate, e una volta che vedete che non girano più va rimossa la parte di plastica. Fatelo con un peltro, è stato abbastanza complicato farlo, ma ecco, è fattibile. Quindi alzate parte, e rimuovetela. Questa parte qua nasconde da una parte la cassa del telefono, dall'altra il microfono, che si vanno a unire i due connettori che si trovano da queste due parti. Quindi mi raccomando, quando l'alzate cercate di non danneggiarli. Ok, una volta rimossa la parte sottostante, andiamo da quella là che ci interessa di più. Ok, perfetto. Il consiglio che vi diamo è quello di partire dall'angolo dove si trova il jack, il jack dell'audio, arrivare fino a qui e poi arrivare fino a sopra, perché qua si nasconde una parte che è collegata alla batteria, questo connettore qui. Ah, ragazzi, ci correggiamo, ma nel nostro caso non dobbiamo sostituire fortunatamente la batteria, quindi andiamo a rimuovere tutto insieme, quindi andiamo a rimuovere la batteria che resterà attaccata al pezzo di plastica rimosso prima. Ok, una volta alzata la batteria, mi raccomando, fatela dal lato dove si trova anche il jack. Mi raccomando, la batteria deve essere scarica. Io ho tenuto acceso il telefono per scaricarla, perché essendo al litio, nel caso essa dovesse piegarsi, potrebbe essere un problema. Una volta andata a rialzare quindi la batteria, andate a rimuovere la colla. Quindi la alzate da un lato e, aiutandovi con diciamo degli oggetti contundenti, andate a rimuovere la colla. Ok ragazzi, siamo riusciti a rimuovere la nostra batteria, che è rimasta come vedete attaccata alla plastica. Ok ragazzi, questo è il nostro OnePlus One bello e nudo, e iniziamo col notare alcuni cavetti. Quella che ci interesserà sostituire a noi è proprio questo qua, che è il display. Poi avremo quest'altro cavetto che sarà ugualmente da sostituire, quindi noi adesso con l'aiuto dei nostri possiamo dire rimuovitori di connettori andiamo appunto a fare questa operazione. Ok, abbiamo alzato i connettori, adesso bisogna rimuoverli. Bene ragazzi, adesso siamo arrivati alla parte clou di questo video, ovvero la sostituzione del display. Quindi facciamo adesso un punto della situazione, ovvero quello che abbiamo fatto fino ad adesso. Abbiamo visto come abbiamo rimosso innanzitutto la back cover, poi abbiamo rimosso le viti, quelle più visibili, abbiamo rimosso i gommini che nascondevano altre viti, abbiamo rimosso altre viti, abbiamo rimosso la parte in plastica sottostante alla batteria, dove non andavano rimosse le viti in questo caso. Solo quelle là, quella sotto vanno i gommini. Solo svitate, ma non quella vanno rimosse. Quella dei gommini però, le okay. Altre vanno svitate normalmente. Poi abbiamo rimosso la plastica superiore, che però resta attaccata alla batteria. Quindi non in tutti i casi, non in tutti i casi va detto, però nel nostro caso è rimasto. Quindi controllate se c'è un connettore attaccato alla plastica e alla batteria, in caso evitate di rimuoverlo, almeno che ecco non dovete rimuovere anche la batteria. Poi sollevate la batteria da un lato e tagliate la colla, quindi rimuovete la colla. Una volta rimosso tutto, abbiamo staccato i connettori e adesso andremo avanti, ovvero staccando il display LCD, una volta quindi staccati anche i connettori. Per farlo cosa useremo, Davide? Allora, useremo un fonno, giusto per allentare un po' la colla, ma neanche tanto, non esagerate, perché si ancora tutta l'elettronica. Cioè, poi ci aiuteremo con plettro, due plettri e una ventosa. Già con solo la ventosa il display si riesce ad alzare, ma noi non vogliamo fare una cosa di forza, quindi allentiamo anche un po' più la colla. Subito dopo monteremo il nostro LCD utilizzando il kit di biadesivo che è uscito dalla confezione. Io okay, passerei all'altra inquadratura.
ragazzi, adesso con l'aiuto della ventosa posizioniamola al centro del nostro display e iniziamo a fare forza. Vedremo che il display se ne viene quasi immediatamente da solo e ci aiuteremo con dei plettri. Uno sarà per sollevare e l'altro per tagliare la colla. Ok ragazzi, abbiamo rimosso il nostro schermo LCD e ecco come un OnePlus One del tutto smontato. Abbiamo solo i connettori nella parte retrostante, ma non abbiamo lo schermo. Adesso però andremo a rimuovere altre componenti, ovvero l'intera scheda madre, perché altrimenti non riuscirò a passare il connettore dei sensori frontali del nostro OnePlus One. Quindi è una cosa che andrebbe fatta prima, ma noi, visto che era un lavoro molto alla... molto live, diciamo. Molto live, lo faremo adesso con voi. La scheda madre possiamo dire che già sostanzialmente è stata rimossa tutta. Andiamo a rimuovere questi altri connettori qui. Mi raccomando, quando fate queste operazioni, soprattutto con la scheda madre, fate massima attenzione perché non dovete assolutamente danneggiarla e fate sempre pure attenzione a dove la appoggiate una volta rimossa, perché ovviamente si potrebbero danneggiare i pin, si potrebbero danneggiare i connettori e questo danneggerebbe l'intero telefono. Ovviamente fate particolare attenzione anche alla fotocamera che si trova sempre nella zona che, dove stiamo lavorando. C'è rimasto un gommino. Ah, ecco! Giusto, questo gommino è rimovibile. E quello poi passa così. Ragazzi, cosa importantissima, essendo un lavoro live, ci siamo accorti che c'era questo gommino qui. Magari vi faremo una foto, un qualcosa per farvelo notare perché è davvero piccolo, che copre il foro dei sensori frontali per non far passare questo connettore che noi abbiamo strappato del display vecchio, quello là che non funzionava. In questo modo, anche con la scheda madre, il display ci passa che è una meraviglia. Quindi, cioè, che il cavetto ci passa bene. Quindi stavamo per fare un lavoro abbastanza inutile e fortunatamente l'abbiamo risparmiato. Ok, quindi io direi anche di ritornare a mettere la nostra scheda madre, che tanto, ridammi quella vita che me la trovo già messa. Ragazzi, altra importante scoperta: una volta riattaccata la scheda madre, abbiamo provato a vedere come si vedeva questo gommino e tutto, e quindi abbiamo scoperto che per rimuoverlo, ci correggiamo, dovete ugualmente ritogliere la scheda madre. Non c'è bisogno di staccarla completamente, basta togliere la vite e alzarla un pochino in modo da vedere questa plastica, comunque dovete svitarla. Però mi raccomando, non c'è bisogno di rimuoverla. Il 90% dei display che acquisterete si troverà, questo qua in caso è il display che abbiamo rimosso, si troverà senza la guarnizione per l'altoparlante e senza la guarnizione per la fotocamera. Quindi dovremmo fare un trapianto dal vecchio display a quello nuovo. Quindi io direi di posare un attimo il frame del nostro OnePlus e di fare questo trapianto. Una volta posizionato il biadesivo sulla barra laterale del telefono, quindi sui lati, andremo a far passare i connettori che si trovano sullo schermo LCD come erano posizionati prima, quindi uno passando in questo buco interno, questo buco, e quindi poi andando dietro. L'altro invece è quello che dovrà passare nella parte superiore per quel famoso buco dove si trovava quel gommino numero 5. Il gommino numero 5 che è nascosto. Mi raccomando, tenete sempre vicino lo schermo vecchio in modo da poter controllare eventuali pieghe o appunto dettagli che dovete andare a riprodurre sullo schermo che siete andati a rimettere. Ok
Ok ragazzi, ora bisogna riattaccare la batteria. Ok ragazzi, adesso andiamo a inserire la prima plastica, che è quella sottostante alla batteria, che vi ricordo che è quella dove ci sta il microfono e le casse, e quella dove non avevamo rimosso le viti, quindi vanno solo ristrette le viti. Bene ragazzi, continuiamo la nostra opera e partiamo subito con la parte sovrastante del telefono. Perfetto. Ok, adesso possiamo procedere al rimontaggio del nostro smartphone. Le viti sono tutte quante uguali, quindi il consiglio è prenderne una manciata e procedere con l'avvitare. Ragazzi, abbiamo messo il telefono in carica perché era scarico e io vi farei notare già come prima cosa l'animazione, che è stupenda, cioè è veramente fantastica. Come vedete sta al 6%, era molto scarico, quindi adesso lo stiamo caricando e lo andremo ad accendere insieme. Via. Ok, vibrazione, ci partita sta. Cyanogen Mod. Comunque qui c'è il vecchio display, se a qualcuno serve vendiamo display rotto senza connettore. Tra l'altro senza connettore, se lo volete, boom, non lo so, ve l'attacchiamo con un po' di scotch. Dani si è acceso. Perfetto. Il touch funziona, quindi io direi che la riparazione è andata a buon fine. La riparazione è andata a buon fine. Allora, come luminosità di schermo ci siamo a posto. È uguale a quella là, ovviamente, di quella di prima. La luminosità ci sta, le gesture ci sono, anche i tasti sottostanti funzionano perfettamente. Quindi io direi che a noi ci sta bene. Quindi ragazzi, adesso è il momento dei saluti. Non resta che però darvi prima appuntamento al prossimo video, quindi al terzo, alla terza puntata 03, dove io andrò a utilizzare questo per una giornata. Vedere anche la batteria come si comporta e quindi tirare poi le somme e io direi anche di fare un piccolo paragone con questo. ci vuole ragazzi, sapete già, se avete visto le precedenti due puntate, che questa è una rubrica che comunque ci porta via tempo denaro comunque. Sì, e se volete supportarla, a noi basta solo una gratuita iscrizione, un like e magari condividere il video con i vostri amici, ma soprattutto iscrivetevi anche alle nostre pagine Facebook e Instagram per restare sempre aggiornati su quelli che sono i nostri contenuti. E quindi ci vediamo, ci auguriamo di vederci al prossimo video. Ciao ragazzi.